Buongiorno a tutti, cominciamo la terza giornata di questo viaggio. Oggi abbiamo una chicca speciale, andiamo al circuito del Nürburgring che dista di qua circa 15 km. La mattinata la passeremo in modo molto easy, nel senso che andremo a fare un semplice sopralluogo, andremo a vedere magari il museo, vediamo se c'è da fare un po' di shopping e poi nel pomeriggio torneremo qui in albergo, ci cambieremo, ci metteremo le tute e andremo a farci qualche giro in pista. La colazione l'abbiamo fatta, vi faccio una panoramica del nostro albergo. Eccolo qua, carino, in mezzo al verde. Abbiamo dormito discretamente, dai. Ci vediamo dopo. Buona giornata. Siamo all'interno del museo del Nürburgring, ci sono queste macchine pazzesche. Veramente pazzesche, guardate che roba, qualcosa di incredibile. Bella questa, bellissima. Destra, destra. Non è vero? Ecco così. Sono già uscito. Questa è una bella prova. Io ti ho regalato un giro. Anche io lo voglio. Ah, lui c'ha tutta la meccanica. Bella raga, prima di continuare col video volevo solo spendere due parole su quello che è successo all'ingresso della pista. Purtroppo mi hanno fatto togliere la GoPro dal casco per motivi di sicurezza, perché in caso di incidente con la GoPro sul casco si rischia di farsi ancora più male. Non mi lamento di questo, la sicurezza è sempre la prima cosa. Quello di cui vi voglio parlare è una piccola discriminazione che io ho notato. Mi hanno chiesto all'ingresso di che nazionalità io fossi, quando ho detto italiano mi hanno fatto togliere la GoPro dal casco. Quando poi abbiamo visto delle persone con targa francese o piuttosto che tedesca entrare con la GoPro sul casco e non gli hanno detto niente. Va bene la sicurezza, assolutamente, però se ci sono delle regole le devono rispettare tutti. Queste piccole discriminazioni non ci dovrebbero essere. Meno male che Loris aveva la GoPro montata sulla moto e quindi lui ha potuto tenerla e ha filmato tutto il giro completo dei 20 rotti chilometri del circuito del Nürburgring. Il video del giro completo di Loris lo pubblicherò
in contemporanea con questo, tutto su un video sarebbe risultato troppo lungo, per cui ho preferito fare in questa maniera. Adesso buona visione, ciao. Fanno entrare con le scarpe. Vediamo se mi rimborsano almeno i soldi. No, aspetta che esce qualcuno e te li prende. Non poi che fai il giro da solo. Ho fatto finta tutti i soldi per te. Adesso fai perdi i soldi. Va bene, dai. Vai, vai. Bella raga, siamo al circuito del Norbury, siamo entrati a fare qualche giro in pista, Loris è ancora dentro, Rita anche, è stata un'emozione veramente bella, una bellissima esperienza, ero tentato di rientrare ma ho preferito di no, per scaramanzia, poi c'ho un'età. Alcuni miei amici, come ho detto, sono ancora dentro, faranno ancora un giro e adesso sentiamo le impressioni di qualcuno. Purtroppo non mi hanno fatto tenere la GoPro sul casco, la Insta 360 si è spenta. Proviamo a sentire le impressioni di qualcuno. Diego, com'è stato?
ci sono pochi, ma veramente pochi esempi che si possano fare. Secondo me l'esempio migliore è come un rapporto sessuale. Questa proprio... la censuriamo? No, no, assolutamente, la l'abbiamo detta apposta. Matteo, però è la verità. Dov'è Matteo? Matteo, vieni qua, Matteo. Com'è stato? Tutto bello. Bello? Bellissimo. Divertito? Figo. Sono cagato un po' addosso, ma va bene, eh. Umile. Bene, aspettiamo gli altri, intervistiamo anche loro. Ciao, Clara, come va? Ah, Max, il nostro youtuber. Ciao. Le impressioni di Andrea. Allora, che figata, com'è stato? Che figata, cazzo. Io mi trasferisco qua. Una figata pazzesca. Guarda la gomma, la faglia della gomma. Fai vedere la gomma di Loris. La gomma di Loris. Loris, le tue impressioni? Da orgasmo. Censuriamo anche meglio, questo. Meglio. Sentiamo le impressioni di Simone. Ah, diciamo che a 67 anni una cosa così, ecco, ci vuole. Complimenti. Allora, questo signore qua a 67 anni. E non ci crede neanche lui. È venuto a girare in pista al Nürburgring. Prendete esempio. Capisci a me. Tirava. Le impressioni di Mimmo, allora com'è andata? Max, dai, una figata. No, grande io, tu, le tue impressioni. Dai, eravamo insieme e abbiamo fatto un bel giro, bravo, grazie di tutto. Bellissimo, veramente. Allora, è appena arrivato Claudio, è appena arrivata Rita, le impressioni. C'erano un po' più di matti oggi in questo giro. Come? C'erano molte più macchine. Molte più macchine? Comunque l'esperienza com'è andata? Fantastica. Questa è Rita, la nostra Valchiria, un coraggio da leone, veramente. Claudio. C'erano troppe auto oggi. Troppe auto. Dobbiamo andare meglio la prossima volta. Però dai, ti sei divertito. Bello, divertentissimo. Fantastico. Grandi. Concludiamo qui questa giornata al Nürburgring e ci vediamo domani. Bye bye, bella raga.